sorga Dio, e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio, e cantano di gioia. Padre degli orfani e difensore delle vedove, e Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questa è la parola di oggi, lunedì 25 di ottobre. Si è scelto di analizzare un pochettino il Salmo 67 o 68 per quello che è poi la differenziazione della Bibbia. È un salmo un po' particolare che sinceramente viene anche difficoltoso analizzare oggi a distanza di secoli. Qui il Salmo esorta così a rallegrarsi, perché i giusti invece si rallegrano ed esultino davanti a Dio e cantino di gioia. Ecco, la grandezza poi della nostra comprensione sta proprio lì, nel capire che di giusti non esiste nessuno. Già il Vangelo in qualche maniera abbozzava a dire, ma il Signore dice appunto, ma io non sono venuto a guarire i giusti, ma a guarire i malati. Non sono venuto a guarire i sani, ma chi ha bisogno. Ecco, quindi di conseguenza anche qui il Vangelo in qualche maniera vuol far vedere che esiste una categoria di giusti. Non esistono giusti in realtà. Il giusto forse allora, ai tempi dei Salmi, potevano essere quelle persone che rispettavano la legge del Signore. Oggi il giusto o la giustizia si applica in una maniera completamente diversa alla venuta del Vangelo. Quindi se noi leggiamo questo salmo di una complessità e di una difficoltà anche nella comprensione totale, perché poi iniziano ad esserci delle esortazioni che veramente è difficile poter entrare nel suo essere profondo. Quindi anche qui in qualche maniera la visione della giustizia è una visione molto sommaria. Quindi, come diceva anche Gesù in un altro Vangelo, sì è vero, alcuni erano ignoranti, però subiranno delle percosse, nonostante poi comunque non sapessero. Invece chi sapeva e ha comunque agito negativamente subirà molte più percosse. Questo per dirci che fondamentalmente si può essere giustificati, sì, ma fino a un certo punto. Quindi non rallegriamoci mai di quella che è la nostra consapevolezza di essere cristiani, perché siamo non solo peccatori, ma persone che sbagliano. Quindi anche qui noi abbiamo una grandissima responsabilità nel saper analizzare la parola di Dio per quella che è e non per quella che sembrerebbe. Ancora una volta io sicuramente sono l'ultima persona preposta per poter dire o non dire che cosa sia, non sono laureato in teologia e non mi posso neanche minimamente mettere in competizione neanche con l'ultimo sacerdote, però sicuramente mi sento di condividere con voi come se condividesse così in un luogo di convivialità quello che è il concetto veramente di essere giusti o di essere persone che in qualche maniera, solo perché cristiani, si sentano salvati o si sentono comunque nella posizione di poter vivere in leggerezza la propria spiritualità. Ecco, io vi esorto realmente a leggere in maniera profonda questo salmo, tutto, completo, sono 36 versetti, ma rileggerlo più volte, perché comunque ci sono delle esortazioni che, al di là della questione che molte persone metterebbero, ovvero una specie di allegoria a quelle che sono i versetti che vengono citati, il Signore annuncia una notizia, le messaggere di vittoria sono grande schiera, fuggono i re, fuggono gli eserciti, anche le donne si dividono il bottino, ma voi dormite tra gli ovili e splendono d'argento le ali della colomba, le sue piume di riflessi d'oro. Quando disperdeva il re, l'Onnipotente nevicava sullo Zalmo, monte di Dio, il monte di Pasan, monte delle alte cime, il monte di Pasan. Perché invidiate, o monti delle alte cime, il monte che Dio ha scelto per sua dimora? Ecco qui ancora una volta mettiamo in relazione l'Altissimo, l'Onnipotente, che dà vita, che dà esistenza anche ai monti. Tutto quello che Dio ha creato è vita. Quindi è naturale che noi, per poter rileggere questo salmo e per poter capire quali sono le esaltazioni che il Signore dà alla sua creazione, attraverso proprio la creazione, perché qui il Signore ci fa vedere appunto che Lui si reca in un luogo e quel luogo diventa un luogo particolare. Ecco, per questo molte volte io esorto tutte le persone che in qualche maniera credono nella Madonna di veramente meditare i luoghi dell'apparizione, anche se poi molte volte queste apparizioni poi si riterranno non valide, oppure veramente è stata opera del demonio. Però ricordiamoci sempre di quello che è la realtà dei fatti. Ricordiamoci anche dell'apparizione della Madonna della Neve, quando è apparsa in agosto. E qui Dio dice, quando disperdeva il re l'Onnipotente, nevicava sullo Zalmon. Ecco, per farci capire che anche le apparizioni della Madonna hanno una stretta correlazione con quelle che sono le vicende dei Salmi, ma tutte le vicende di Dio. Quindi quando noi viviamo ogni momento della Vergine sulla terra, in questo momento poi rivivremo anche quello che è stato la concezione, o che è la concezione della Bibbia intera. Non tralasciamo mai nessun dettaglio di quello che è appunto il momento di Maria Santissima tra noi, perché in quel momento veramente si ripercorrono tutte quelle finezze che la Bibbia ci ha donato, ma noi non abbiamo compreso. Sia lodato Gesù Cristo.